Ciao ragazzi, bentornati al nostro nuovo video. Allora, qui ho voluto allestire un po' di schede per farvi vedere la differenza di dimensioni tra le varie schede. Questa è la 3090 Ti a liquido, che come vedete tutto sommato è compatta. Una 3090 KFA2, che comunque è molto simile come dimensioni alla 3090 Ti. Opla. Questa è una 3080 Founder, guardate vicino alla TAF come sparisce, è veramente piccolina rispetto a questo mostro. E questa è la 3090 Ti TAF ad aria. Come vedete ha un pacco lamellare di una certa importanza per dissipare gli oltre 450 watt di alimentazione che vengono assorbiti da queste schede, che sono dei mostri a tutti gli effetti. Come abbiamo già detto nell'altro video, andate a recuperarvelo, lo trovate in descrizione, la 3090 Ti è più che altro un esercizio di stile, nel senso che Nvidia ha deciso di spremere fino all'ultimo megahertz possibile il chip Ampere prima di mandarlo in pensione, visto che tra qualche mese, verosimilmente di nuovo a settembre-ottobre, saranno disponibili le RTX serie 4000, salvo altre catastrofi a livello mondiale che non sono ovviamente prevedibili in questo momento. Come dicevamo, è un esercizio di stile dove le schede sono state tirate all'impossibile a 10.752 CUDA core, leggermente di più rispetto alla 3090. Le frequenze sono rimaste sostanzialmente le stesse, hanno migliorato i chip di memoria che adesso non sono più installati nella parte frontale e posteriore della scheda, ma solo sulla parte frontale, perché i chip di memoria, invece che essere da 1 giga l'uno, sono da 2 gigabyte l'uno, quindi sono la metà e sono montate solo sulla parte anteriore della scheda invece che occupare anche la parte posteriore. Questo si traduce in una miglior dissipazione del calore, visto che le 3090, tutte le 3090, hanno un fortissimo problema di dissipazione sulla parte posteriore, quindi quella del backplate, questa per intenderci, perché è dissipata passivamente e i chip di memoria scaldano tantissimo. E KVB, che è uno dei più importanti produttori di sistemi waterblock europei, addirittura ha previsto per tutta la serie 3090 il waterblock a panino, cosiddetto, perché è dissipato in maniera attiva sia nella parte frontale che in quella posteriore. Allora, la Strix 3090 Ti a liquido è il top di gamma della produzione Asus per questa scheda. Vediamola un pochino nel dettaglio. Allora, come sempre nella sua gamma di schede Strix, Asus mette un set di adesivi carini, il solito manuale, non stiamo neanche a guardarlo, con le istruzioni che non so chi guardi ancora nel 2022, ed eccola qui la scheda in tutta la sua bellezza. Oltre alla scheda, che altro abbiamo? Vediamo, il ormai classico connettore nuovo di alimentazione ad alta potenza per le schede 3090 Ti e vabbè, delle fascette in velcro. Direi che non c'è nessun altro accessorio, quindi mettiamo via la scatola e vediamo la scheda nel dettaglio. La scheda ha dimensioni piuttosto compatte, ma se lo può permettere proprio perché è dissipata da un radiatore da 240 con doppia ventola. In ogni caso la parte di dissipazione è piuttosto importante, la scheda immagino sia un 2,5 slot come occupazione, 2,3 come occupazione di slot PCIe. E qui questa è come si presenta, opla, la 3090 Ti di Asus. Ecco qui la 3090 in tutto il suo splendore. Allora, nello specifico la 3090 Ti a liquido di Asus ha alcune migliorie rispetto al vecchio modello, poche cose ma importanti. Ad esempio la parte posteriore del backplate è stato rinforzato per dare più forza a uno spessore maggiore, per dare più forza a tutta la struttura della scheda ed evitare che con il tempo magari si deformi o si pieghi in maniera strana. La parte posteriore è dissipata in maniera passiva, come abbiamo già detto. La parte anteriore invece ha una ventola centrifuga che è simile per certi versi a quella delle vecchie 2080 di Nvidia, le vecchie Founder, ma è sufficiente questa perché in realtà poi tutto il resto è dissipato da un'unica placca di rame che si occupa di dissipare la GPU
di queste, della GPU Ampere di questo gioiellino. Il radiatore, come vedete, è unito alla scheda da un unico da due tubi inguainati. All'interno dei tubi sono stati fatti passare tutti i cavi di alimentazione delle ventole e anche i cavi RGB, in modo da avere comunque un cablaggio pulito una volta che il sistema viene installato nel sistema, senza avere cavi che girano, cose strane. Quindi avete semplicemente la scheda, l'alimentazione e il radiatore già precablato. Non dovete fare nulla se non già posizionarlo dove volete voi, all'interno del vostro case. Alcune altre cosine da dire sulla 3090 Ti All-in-One Strix di Asus: è il nuovo connettore di alimentazione, l'abbiamo già visto con l'MSI, è il nuovo connettore a 16 pin che permette di alimentare la scheda fino a 450 watt. E lasciatemi dire che siamo arrivati alla follia, perché in realtà dovremmo lavorare per assorbire di meno, invece la tendenza sembra che sia ad assorbire, a consumare sempre di più. Le nuove Ampere, perdonatemi, la nuova generazione di schede video, non ricordo come è codificato il chip, ci sono dei rumors con schede da 600, 650, 700 watt, quindi siamo veramente fuori dal mondo. Tutte le schede video Strix permettono di controllare direttamente due o più ventole tramite dei connettori che sono direttamente on board. Qui sono un po' nascosti, dovreste vederli nel dettaglio, in modo da permettervi di regolare delle ventole direttamente sulle necessità della scheda, quindi sulla temperatura rilevata dalla scheda stessa. Le ventole del radiatore ovviamente sono di RGB, tra poco lo vedrete installata nel nostro sistema, nella nostra piattaforma di test, dove faremo tutti i bench. Non c'è molto altro da dire sulla scheda, ovviamente la scheda è RGB, questa parte è RGB, la parte frontale è RGB, la scheda si presenta in maniera molto pulita, molto ordinata. Io avrei preferito personalmente, piuttosto che l'All-in-One, una versione ad aria, la classica Strix, ma ci sta che con i 450 watt di possibile assorbimento raffredda la liquido serve per dargli una marcia in più e tenere la scheda il più fresca possibile, perché come abbiamo detto, fino a perdere la voce, il chip Ampere si comporta meglio quando è raffreddato in maniera ottimale. Quindi più si tiene bassa la temperatura del chip, più è facile giocare di overclock sia sulle RAM che sulla GPU, perché come sapete Ampere modifica manualmente in automatico la propria frequenza di funzionamento, quindi la propria performance, in base alle temperature e all'alimentazione che riceve. Detto questo, montiamo la nostra piattaforma di test e vediamo come si comporta facendo qualche benchmark. Allora, eccola qui montata sul nostro sistema. La scheda, come vedete, come tutte le Ampere di ultima generazione fatte da produttori seri, utilizza il sistema stop fan, cioè le ventole, se la temperatura è molto bassa, si fermano completamente. Come vedete, infatti, le ventole radiatore sono ferme e la ventola centrifuga sulla scheda video è ferma anch'essa, perché la scheda video è molto fredda. Infatti siamo in desktop, non c'è bisogno di raffreddare granché. Noi per i test usiamo normalmente 3D Mark, ci sono mille test là fuori nel mercato, però noi usiamo 3D Mark perché ormai è uno standard di mercato e permette di testare sia la CPU che la scheda video contemporaneamente, che direttamente la scheda video con Port Royal, che è un test dedicato, e avere un punteggio pulito, puro. Tutti i test che facciamo sono col sistema standard, con overclock automatico, senza fare settaggi particolari, in modo che i nostri risultati siano riproducibili senza problemi. Le schede video vengono testate prima senza overclock e poi con overclock. Il sistema per poter fare l'overclock, l'abbiamo spiegato già nel video dell'MSI e nei video precedenti, quindi andatevi a vedere quello per le impostazioni specifiche. Adesso vediamo velocemente anche il software di Asus, il GPU Tweak 3. Ovviamente i parametri non sono uguali per tutti, perché alcune schede sono più fortunate, alcune meno fortunate, quindi ci sono sempre delle variazioni. A grandi linee però i risultati che otteniamo noi sono quelli che potete ottenere voi a casa vostra con la stessa scheda. Questo è il 3D Mark, adesso lo vediamo nello specifico, ma prima vi voglio far vedere velocemente GPU Tweak 3, accettiamo, che è il software di Asus per la gestione totale della scheda video. Quello che bisogna andare a modificare sono i parametri di alimentazione, che noi spostiamo sempre a chiodo, fondo scala, 107% in questo caso, il GPU voltage a chiodo, più 100% in realtà aumenta di 0, quindi pochissimo, influenza veramente poco, però va fatto. GPU target, questa è la soglia di temperatura, passiamo da 83 a 90, è la soglia di temperatura che il chip tiene
prima di abbassarsi automaticamente. Quindi fino a 90 gradi funziona quasi al 100%, mettiamola così, dopodiché tende a degradare, a rallentarsi per non danneggiarsi. Questi parametri sono sempre gli stessi. Fatti questi, si comincia a giocare con il GPU Boost Clock, che è quello che vedete qui. Sulla GPU normalmente si danno dai 60 ai 100 MHz di offset. Sulla memoria si può dare fino a 1500 MHz in più senza grossi problemi, abbiamo rilevato. Le frequenze di offset sulla GPU significano questo: voi non potete dare una frequenza fissa alla vostra scheda video, perché è il chip che decide a che frequenza funzionare. Quindi voi potete dare un offset, cioè quanto devi aggiungere alla frequenza che tu decidi di utilizzare: più 50, più 60, più 70, più 100. Fatto questo, il chip, invece che funzionare a 1950-1980 MHz, che sono i valori di targa di questa scheda video, vedrete che arriverà a funzionare fino a 2150 MHz, permettendovi di spremere davvero fino all'ultimo MHz da questo piccolo mostro. Nei commenti dell'ultimo video dell'MSI, un po' di voi hanno ironizzato sul fatto che la scheda video è inutile perché tra qualche mese arrivano le 4000. Ragazzi, certo, ma questo è un mercato tecnologico che corre a rincorrersi sempre, di continuo, quindi non c'è mai un prodotto definitivo. C'è un prodotto, tra qualche mese ce ne sarà un altro. Oggi vediamo questo che si afferma come il punto di riferimento del mercato, e sarà così per i prossimi mesi, per i mesi a venire. Quando usciranno le 4000 vedremo dove si posizioneranno come prezzi, fondamentale, come consumi, altrettanto fondamentale, e come disponibilità, perché probabilmente si ripeterà l'epopea che abbiamo avuto nel 2020 con il lancio della serie 3000, quindi disponibilità nulle, mercato dell'usato impazzito, eccetera eccetera eccetera. Lo sapete anche voi, inutile che vi racconto quello che abbiamo appena vissuto tutti quanti sulla nostra pelle. Andiamo ad analizzare insieme i risultati del 3D Mark, sia overclockato, con la scheda video overclockata e non overclockata. Allora, test finiti, scheda overclockata, come vedete il punteggio è stellare, 22.045, come avete visto dal grafico è leggerissimamente sotto il punteggio registrato dalla MSI. Devo dire a onor del vero che la scheda è più silenziosa dalla MSI, ovviamente in virtù del sistema di dissipazione che è sovradimensionato. Anche la MSI ha un pacco lamellare di una certa importanza, ma questo non in one, quindi raffreddata liquido, è evidente che sia più silenziosa e più fredda. È interessante notare un po' tutti i parametri, analizzare un po' tutti i parametri del benchmark. Il 3D Mark permette di farlo. La CPU funziona per tutta la durata del benchmark a 5,4 sostanzialmente. La GPU varia tra i 2175 e i 2190, direi. Sì, si mantiene stabile praticamente. Con il massimo, forse ho visto 2204. Quindi siamo oltre specifica di parecchio, considerando che Asus dà di targa come punteggio di riferimento, come frequenza di riferimento, 1950 in modalità gaming e 1980 in modalità overclock. Noi siamo arrivati di punto, ovviamente, a 2200, quindi siamo ben oltre il limite stabilito da Asus. Per quanto riguarda invece le temperature, GPU temperature, eccola qua, la scheda video per la durata di tutto il benchmark non supera mai, ragazzi, i 54 gradi, glaciale. La scheda è praticamente spenta, il processore è fredda, il processore ha delle temperature molto molto simili. Questo ve lo ripeto, ragazzi, grazie al sistema di aggancio alternativo che abbiamo messo in vendita sul nostro stock, che permette di abbassare le temperature tra i 15 e i 20 gradi sui processori i9. Andate a vedere il video perché è veramente interessante e fa capire la mega cacca che Intel ha pestato a questo giro con questo socket. Ha veramente sbagliato alla grande. È circa l'1% meno veloce della MSI, un punteggio del tutto trascurabile. Ma in questo caso la Strix non è la scheda più veloce sul mercato, rimane lo scettro rimane in questo caso per pochissimi punti all'MSI. Ripeto, i punti di forza di questa scheda sono sicuramente la silenziosità e la felicità di installazione. Si prende, si installa, il radiatore si mette in un qualsiasi slot a 240, tutti i case moderni hanno almeno due o tre slot disponibili per i radiatori, quindi semplicissima anche l'installazione. Il connettore nuovo a 3 pin è orrendo da vedere, spero che presto
riusciamo a offrirvi delle prolunghe o qualcosa di fatto un pochino meglio di questo obbrobrio, perché è veramente brutto da vedere per quanto riguarda i computer fatti come si deve con un cablaggio magari ad opera d'arte. Ma questo è, per il momento c'è solo da aspettare qualche settimana, direi, perché qualcuno introduca sul mercato delle prolunghe slivate fatte come si deve. Che dire, ragazzi, le conclusioni sono che la 3090 sicuramente è una scheda diciamo poco utile all'ecosistema già esistente di schede GPU per giocare, ma è proprio come dicevo all'inizio del video, è il canto del cigno di questo chip dove Nvidia ha voluto veramente strafare. La scheda è velocissima e devo dire che i prezzi a cui si riesce ad acquistare ormai sono davvero calati sensibilmente. Tenete presente che 4 mesi fa una 3090 costava 3.000 euro, oggi la 3090 Ti si trova a 2.300-2.400 euro a seconda del modello, quindi direi che i prezzi comunque sono sensibilmente calati, siamo ancora parecchio alti, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ragazzi, direi che è veramente tutto, la scheda l'abbiamo analizzata nel suo complesso. Se avete delle domande o dei suggerimenti per i nostri video, lasciatelo nei commenti, scusate la papera. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, se non vi è piaciuto, ragazzi, commentate e fateci sapere cosa possiamo migliorare. Grazie e al prossimo contenuto. Ciao a tutti!